Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io mi chiamo Antonino e questo è lo Scaccianoce, canale che si occupa di auto e molto altro. Come avete sicuramente intuito dal titolo del video, oggi parleremo di Volumio Revo. Abbiamo già recensito un dispositivo di Volumio, precisamente lo streamer con DAC integrato dal nome Primo. Revo, a differenza del Primo, è un semplice streamer, insomma un trasporto. Semplice si fa per dire perché questo dispositivo è stato realizzato e progettato per un'esperienza audio digitale senza compromessi. Quindi pronti per scoprire il massimo della qualità? Se la risposta è sì, restate sintonizzati. Sigla e andiamo all'unboxing. Ed eccoci pronti per eseguire l'unboxing. Come al solito pacco arrivato in maniera tempestiva, venerdì mi hanno confermato che me l'avrebbero inviato e martedì è arrivato. Quindi procediamo ad aprire il pacco. Ok. Come sempre c'è la scatola nella scatola, capovolgiamo il tutto ed ecco qui Volumio Revo. Procediamo ad aprire pure questi sigilli. La scatola sempre molto elegante, come il Primo. Sensazione molto premium. Hai visto che bella cosa? Ok, già c'è subito lui. Al tatto sempre molto bello, molto godurioso. Abbastanza pesante. Ok. Poi facciamo magari un approfondimento per le connessioni. Vediamo se c'è qualche altra cosa. Il manualetto. Chiaramente in inglese. Ed infine, in questo scatolo ci dovrebbe essere l'alimentatore. Sì, con i vari adattatori. Mi sa che non c'è nient'altro. Ok. Quindi facciamo la solita panoramica e poi vediamo con dovizie di particolari come si comporta questo Volumio Revo. Questo dispositivo è stato realizzato con la massima cura per garantire sia l'integrità del segnale che la pulizia dell'alimentazione. Gli sviluppatori hanno selezionato con attenzione ogni singolo componente al suo interno, scegliendo il meglio che il mercato offriva al momento della progettazione. Il tutto con un'ottimizzazione, oserei dire, maniacale. Non a caso ha ottenuto il prestigioso premio EISA 2023 come miglior streamer digitale, definito dalla critica un connubio impressionante tra hardware ben realizzato e software comprovato. Ed eccoci qui sul retro del dispositivo per cercare di capire con dovizia di particolari tutte le connessioni che offre. Partendo da sinistra verso destra abbiamo una interfaccia USB 3.0 dove sarà possibile collegare un eventuale hard disk esterno o, mi viene in mente, un lettore CD sempre esterno per eseguire il ripping dei nostri CD. Sì, perché Volumio chiaramente esegue anche il ripping dei CD. Andando avanti troviamo la classica interfaccia di Rete LAN, uno slot micro SD per aumentare la memoria del dispositivo e poter archiviare anche qui la nostra musica preferita. Un'uscita HDMI dove poter collegare uno schermo esterno anche touch per comandare il dispositivo dallo schermo stesso, un'interfaccia USB di tipo C, questa non è utilizzabile perché di servizio, e un'altra interfaccia USB, questa volta 2.0, per collegare qualsiasi altro tipo di dispositivo abbia questa connessione. Da qui in avanti abbiamo tutte le uscite digitali. Partiamo con la rara interfaccia ES-EBU, un'interfaccia digitale bilanciata utilizzata ampiamente in campo professionale per la sua affidabilità. La classica uscita coassiale ed infine l'ulteriore interfaccia USB audio, questa volta particolarmente ottimizzato dove poter collegare il nostro DAC. Ed in ultimo l'ingresso per l'alimentazione 5V 3A e il tasto di accensione e spegnimento. Mi sa che per quanto riguarda il retro del dispositivo abbiamo terminato, adesso non ci resta altro che capire cosa c'è sotto il cofano di Volumio Revo. Ed eccoci qui con Volumio Revo a cofano aperto. Devo dire che è veramente un bel vedere. Per quanto riguarda la parte logica del dispositivo,
Ecco qui. Volume Orivo adotta lo stesso computer presente sia sul primo che sull'integro, gli altri due dispositivi appunto di Volumio. Parliamo di CADAS VIM3. Questo piccolo computer è dotato di un processore quad-core a 1,9 GHz, 2 GB di RAM DDR4 e 16 GB di memoria flash. Passiamo adesso all'alimentazione, questa parte qua del circuito. Quindi per un'alimentazione particolarmente curata e pulita hanno scelto di realizzare un generoso filtraggio composto da una serie di blocchi formati da condensatori e induttori. Questo qui. All'uscita di questo filtro troviamo due parti distinte del circuito, uno dedicato all'USB e l'altro allo SPDIF e alla SEBU. Entrambi i circuiti sono alimentati da due distinti regolatori lineari a bassissimo ormone, con un piano di massa dedicato che a sua volta viene filtrato ad alta frequenza. Questo isolamento viene fatto per permettere di evitare che il rumore generato da un circuito vada a interferire all'altro. Per garantire l'integrità del segnale e assicurarsi che lo 0 diventi 0 e che l'1 diventi 1 al momento opportuno, è stato introdotto un componente chiamato trigger di Smith. Questo qui che vedete qui. Questo componente cura la temporizzazione della transizione tra 0 e 1, in pratica tra una tensione massima e una tensione nulla, nel caso del rivo tra 0 e 3 volt. Per farvi capire meglio, se questa tempistica non dovesse avvenire in maniera puntuale, il DAC a valle andrebbe a ricostruire un segnale non proprio fedele all'originale. Per concludere, all'uscita del trigger di Smith è stato introdotto un particolare trasformatore che si occupa di isolare galvanicamente il circuito, che dovrebbe essere questo qui che vediamo qui. Un'altra significativa ottimizzazione riguarda la porta USB dedicata al collegamento al DAC. Per massimizzare le sue prestazioni è stato adottato un particolare integrato connesso ad un clock di altissima precisione. Questo dovrebbe essere l'integrato e questo dovrebbe essere il clock. Questi due componenti si occuperanno di ricostruire il segnale USB al meglio. Inoltre, per non lasciare proprio nulla al caso, è stato aggiunto un ulteriore stadio di filtraggio per l'alimentazione che fornirà la porta stessa al DAC a valle. A questo punto credo che sia abbastanza chiaro che questo dispositivo non ha nulla a che vedere con un mini PC o un Raspberry. Quindi, per ovvie ragioni, il segnale trasmesso d'arrivo sarà di altissimo livello. E io non vedo l'ora appunto di collegarlo al mio impianto per capire appunto come farà suonare il mio impianto. Ok, ci siamo. Abbiamo collegato Volume Orivo al mio impianto cercando di sfruttare tutte le connessioni di cui dispone. Rispettivamente l'abbiamo collegato alla DO200 di SMSL tramite l'interfaccia USB ed inoltre all'interfaccia professionale AESEBU. Abbiamo invece sfruttato la connessione coassiale per un collegamento diretto all'amplificatore Altony Winner AD99D. Per quanto riguarda l'alimentazione dedicata all'arrivo, abbiamo scelto di non utilizzare il suo alimentatore switching, optando invece per il mio alimentatore lineare. Colgo l'occasione per dare un consiglio spassionato al team di Volumio. La produzione di un alimentatore lineare abbinata ai vostri prodotti, a mio modesto parere, potrebbe essere una mossa veramente azzeccata. Non abbiamo menzionato le dimensioni del dispositivo, che sono rispettivamente 270 di larghezza, 150 di profondità e 50 di altezza. Adesso spostiamoci al PC per dare un'occhiata al software. Non ripeterò l'installazione iniziale poiché l'abbiamo già affrontata nella recensione dedicata a Volumio Primo. Per chi se la fosse persa, inserisco il link qui in alto. Ed ecco come si presenta Volumio al primo accesso nella schermata iniziale. Quella che vedete è Manifest, interfaccia che si attiva con l'abbonamento premium, compreso chiaramente con l'acquisto di Rivo. L'interfaccia è molto intuitiva e con una visualizzazione, a mio modesto parere, accattivante. Ma vediamo come funziona. Cliccando su quest'icona qui in basso a destra entriamo nella sezione Home. Qui possiamo scegliere da quale fonte ascoltare la nostra musica e abbiamo anche la possibilità di organizzarla in base alle nostre preferenze, come i preferiti, playlist, artisti, album, insomma c'è solo l'imbarazzo della scelta. Entriamo adesso nella libreria musicale. Qui vediamo le fonti locali dove ho archiviato i miei file musicali. Qui vediamo il mio NAS. Come è possibile vedere, a me piace organizzare i file in base alla tipologia, come DSD, FLAC, FLAC HD, MP3 ed MQA. Se entriamo all'interno di queste cartelle, che poi alla fine sono delle cartelle, vediamo proprio gli album o le playlist che io ho creato. E diciamo che la visualizzazione è molto accattivante, almeno a me piace parecchio. Chiaramente se entriamo su ogni album vediamo i pezzi che possiamo mandarli in riproduzione e via dicendo. Se torniamo indietro abbiamo Internal,
come dicevo prima, il volume Orivo ha all'interno 16 giga di memoria espandibile dallo slot della memoria SD. Io ho fatto un esempio, ne ho messi due solo per farvi capire, quindi possiamo anche ampliare la memoria del Rivo e mettere qui tutta la nostra musica. Torniamo indietro e vediamo anche come si visualizzano i servizi di streaming. Entriamo su Tidal e qui abbiamo la possibilità, come nell'app prioritaria, di organizzare la nostra musica nel migliore dei modi. Entriamo sulla sezione playlist e qui vediamo la visualizzazione molto simile a quella che già abbiamo visto in precedenza sulla sezione, diciamo, locale. Torniamo indietro nella home. E adesso volevo farvi vedere il campo di ricerca che Volumio ha ultimamente potenziato con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. Se utilizziamo questo campo senza attivare questo bottoncino, faremo una ricerca classica su tutta la libreria musicale che abbiamo in locale e su tutti i servizi di streaming a cui abbiamo, a cui siamo collegati, insomma. Quindi facciamo una prova, cerchiamo Mina. E qui Volumio vi fa vedere tutto quello che ha trovato, insomma, sia il locale che sulle web radio, su Cubaz, su Tidal, insomma, tutto quello che ha trovato per quanto riguarda Mina. Se invece attiviamo questo pulsante, attiviamo il cosiddetto Super Search. Per capire cos'è il Super Search, clicchiamo qui e vediamo questa didascalia che Volumio mette a disposizione. Super Search è una modalità di ricerca che consente di chiedere a Volumio suggerimenti musicali come si farebbe con un amico o con il commesso di un negozio di dischi. Basta digitare una domanda simile a una chat sul tipo di brani che si desidera ascoltare e Volumio recupererà i brani corrispondenti alla propria libreria. Cosa molto carina. Alcuni esempi. Ok, non ci resta che testare questo Super Search. Quindi reghiamoci sul campo cerca e a titolo di esempio cerchiamo canzoni jazz con voci femminili. Pochi istanti e l'intelligenza di ChatGPT cercherà tutti i brani che si ritrovano all'interno della vostra libreria musicale, ma soprattutto che si ritrova all'interno dei servizi di streaming a cui siete collegati. Magari lanciamo questa, chi è? Questa dovrebbe essere Norah Jones. Ok, cambiamo ricerca per fare un altro esempio, cerchiamo canzone jazz con violini, vediamo che trova. Ok, mi sa che ha trovato altri pezzi e li ha trovati proprio con dei violini. Nulla, questa è una funzione che al momento si ritrova in beta, questa funzione, diciamo, ancora è da sviluppare, da consolidare, ma io confido nel team di Volumio, sicuramente ne vedremo delle belle. Altra cosa che vi volevo far vedere è quello che mi piace a me fare quando ascolto nuovi pezzi, ed è questa sezione qua, che poi è quella che noi vediamo quando il pezzo, diciamo, sta andando. Qui abbiamo modo, come a mo' di run, non so chi l'ha utilizzato, vedere questo pezzo, chi è l'autore, il pezzo da quale album fa parte, insomma tutte le informazioni sull'artista, cosa molto interessante, cosa molto, diciamo, piacevole a chi, per chi, diciamo, ha voglia, diciamo, di scoprire, oltre ad ascoltare, diciamo, di scoprire cosa sta ascoltando, diciamo, tutte le informazioni, ecco. Nulla, mi sa che abbiamo dato un'occhiata abbastanza approfondita alle funzionalità di Volumio. Adesso non ci resta altro che sedersi nel divano e ascoltare come suona questo Volumio Rivo. Oh, you're in my blood like holy wine. I don't know where to find my love. Life goes easy on me. E siamo arrivati al termine anche di questa video recensione. Come avrete sicuramente potuto notare dagli short di prima, ho avuto modo di testare Volumio Rivo con diversi dispositivi, grazie anche all'amico Paolo Anzalone di HiFi Friends, che saluto e ringrazio.
Dalle prove e comparazioni fatte, siamo tutti concordi nel ritenere che Volume Orivo sia veramente un dispositivo di alto livello. A chi consiglierei l'acquisto di Volume Orivo? Lo consiglio all'audiofilo quello più esigente, che intende curare tutti gli aspetti della riproduzione e pretende il massimo dalla propria catena audio. Infine vorrei rivolgere un messaggio a tutti gli informatici / audiofili / appassionati che ancora credono che utilizzare un PC o un dispositivo come Rivo sia la stessa cosa, sostenendo che nel campo digitale, nel mondo digitale, l'uno è sempre uno e lo zero è sempre zero. Dal punto di vista puramente teorico questa affermazione è corretta, ma nella realtà esistono diversi aspetti da considerare. Il team di Volumio ha attentamente considerato questi aspetti e l'hardware che abbiamo analizzato all'interno di Rivo è una dimostrazione concreta che effettivamente fa la differenza. Per inciso, anche io ne ero convinto e mi sono dovuto ricredere. Che dire altro, se vi è piaciuto il video che avete appena visto mettete un bel pollice in su, se vi interessa l'argomento che tratto iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Approfitto per farvi i miei più sentiti auguri di Buon Natale, ciao e al prossimo video!